2,79 come prima cosa, grazie di essere a Trapani. Ci siamo rincorsi a lungo durante l'arco di questa stagione, vedere la Coppa lì, vedere questo stadio, sapere che c'è un imprenditore che mette del suo per ridare forza al sud, ad una città come Trapani, cosa vuol dire? Ma vuol dire innanzitutto che la progettualità viene premiata, vuol dire che l'entusiasmo di questa gente meritava un riconoscimento del genere, ma soprattutto che la squadra ha saputo ricompensare con queste prestazioni, ma soprattutto con questi risultati, tutti i sacrifici del presidente Antonini. Vuol dire che il sud si può ancora, no? Fare impresa, soprattutto fare calcio con un progetto serio, la gente c'è e lo stanno dimostrando e testimoniando in maniera evidente. Ma io credo che non solo al sud, mi permetta di evidenziare come il campionato di Serie D, che abbraccia tutte le regioni d'Italia, che abbraccia piccoli centri così come capoluoghi di regione, così come anche la capitale d'Italia, Roma, dove ci sono ben 3 squadre, è in grado di esprimere imprenditori o gruppi imprenditoriali di altissimo livello che portano questo calcio e questo campionato ai massimi livelli, ma soprattutto che rappresentano il fiore all'occhiello per l'intera Lega Dilettanti. Grazie avvocato. Grazie a voi. Direttore, hai costruito tutto questo? Ma diciamo che grazie al presidente, alla proprietà, mi ha dato modo di costruire tutto questo. Sono contento, però il merito va tanto al presidente, al mister che li ha allenati e ai ragazzi che ci hanno regalato questo campionato imbattuto. Sono orgoglioso di questo gruppo e a tutta la squadra fuori. Andrea, 94 punti, una media punti 2,79, insomma un Trapani che ha fatto la storia e che resterà nella storia di questa competizione. Sì, penso che i punti siano tanti, soprattutto i gol fatti, 95, credo che si sia raggiunto quasi la perfezione. Ora resettiamo un paio d'ore e poi pensiamo alla post-scudetto e alla Coppa Italia, perché vorremmo regalare questo di nuovo ai nostri tifosi e alla nostra proprietà. Quando si vince si dice il difficile inizia adesso, no? Sta campeggiando intorno lo slogan "non ci basta", sai che l'impresa del prossimo anno dovrà essere costruire una squadra dello stesso livello però per i professionisti, cioè per approcciare e vincere anche là. Infatti è già un paio di mesi che non ci dormo, comunque continuerò a non dormire, spero di soffrire di insonnia per altri 4-5 anni per poter portare grandi risultati a questa città e a questa società. Grazie. Grazie Paolo, grazie. Sergio, tra poco alzi un trofeo importante, 94 punti. Una cosa che secondo me non farà più nessuno per i prossimi anni sicuramente. Un traguardo che forse non abbiamo metabolizzato neanche noi, abbiamo fatto qualcosa di veramente incredibile, abbiamo battuto tutti i record, una squadra fatta di uomini che dal primo giorno ha dichiarato l'obiettivo di vincere il campionato, non ha perso con nessuno, penso che questa è la dimostrazione che siamo stati squadra in tutto. La testimonianza di un grande gruppo c'è nell'errore di Enis, andate immediatamente a rincuorarlo, non fa niente, è ancora lungo, no? La traccia di un gruppo si vede nelle difficoltà di un compagno che può sbagliare. Certo, Enis ha fatto un errore come ne facciamo tanti noi durante la partita, il ragazzo ha fatto un ottimo campionato, è stato secondo me il migliore portiere di tutta la Serie D, dobbiamo solo ringraziarlo per tutte le volte che ha tolto le castagne dal fuoco. Hai giocato già qui, sei tornato qui per vincere, per questa sfida, io me la ricordo quella promessa fatta in ritiro a Troina perché c'ero, promessa mantenuta e il futuro per te che sei siciliano, anche se non sei trapanese proprio, però sei siciliano verace. Questa è casa mia, il futuro è qui, il futuro è lottare ancora per questa maglia, dare tutto me stesso, la promessa iniziando era quella di parlare poco e di fare tanti fatti e penso che l'abbiamo fatto, abbiamo fatto dei fatti. L'ultima cosa, a chi la dedichi? Ma la dedico sicuramente a tutta la mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli in primis, a questa bellissima curva, tutta questa gente, è una dedica particolare, la voglio fare al nostro fotografo, a Nino, che nei nostri cuori ogni giorno lui sta facendo una partita molto più importante
di quella che abbiamo fatto noi, e siamo tutti con lui perché sappiamo che presto festeggeremo anche la sua vittoria. Grazie Sergio. Ti potrei dire chiudi gli occhi, senti soltanto e immaginati cosa hai combinato. Abbiamo combinato tutti. Oggi mi fa particolarmente piacere quello che vedo e quello che ho visto durante la partita. Questa è una squadra che ho definito composta da marziani, ancora una volta l'hanno dimostrato. Nonostante il risultato oggi lasciava il tempo che trova, però due volte siamo stati raggiunti e questa squadra ancora una volta ha dimostrato che ha solo un risultato nella mente, una mentalità ben delineata, che è quella di vincere. Quindi sono contento e questo penso che è frutto proprio di questa mentalità che ci ha trasmesso dagli altipiani il presidente. Fin da agosto, da luglio, dal Troina abbiamo coltivato e seminato questo pensiero e oggi tutto quello che vediamo è merito di quello che hanno fatto i ragazzi assieme a me, assieme a tutto lo staff, per raccogliere un risultato veramente storico e importante, perché oggi, oltre le statistiche, oltre quello, abbiamo visto di nuovo la nostra gente che ci ha incoraggiato come se fosse una partita che valeva tre punti per vincere il campionato. E ancora una volta abbiamo dimostrato con i fatti che noi siamo il Trapani, che giochiamo tutte le partite per vincerle e siamo riusciti a fare gli stessi punti del girone di ritorno, del girone di andata. E questa è una cosa che veramente è molto ma molto difficile che accada, perché di solito il girone di ritorno si fanno sempre almeno 8-10 punti in meno. Alfio, 94 punti, 2,79, scrivere il proprio nome nella storia della Serie D. No, mi fa piacere, sono veramente orgoglioso, ma ripeto, ho avuto una grande possibilità quest'anno, penso di averla, di avermela giocata in una maniera seria, importante, ho dato tutto e alla fine la cosa importante sono i risultati e vedere, ripeto, questa gente, quella coppa che l'anno scorso guardavo quando veniva premiato il Catania e oggi la posso alzare e sono felicissimo di questa vittoria. Allora, oggi è un anno ufficialmente. Oggi stanno per alzare la festa, tra un po' ti consegneranno la coppa. Qual è l'emozione che prova in questo momento il presidente nel suo stadio nell'aver mantenuto la promessa che avevi dato qui a questa gente? Ma devo dire che le emozioni che abbiamo provato nelle ultime settimane sono il frutto di un anno di lavoro intenso che io ho sognato dal primo giorno. L'ho sognato così, di vincere il campionato con il record di punti imbattuti, vincendolo il 7 aprile contro il Siracusa. Si è un po' realizzato tutto quello che avevo sognato. Sono stato fortunato perché ho avuto uno staff di gente eccezionale e li voglio ringraziare tutti, da chi ha lavorato all'inizio dell'anno per la realizzazione di questo magnifico impianto, da chi mi ha seguito tutto l'anno, da Pietro Gervasi a te, che sei uno straordinario uomo di sport, che ama lo sport e che lo racconta in maniera emozionante e entusiasmante, dal mio amico Roberto che mi ha seguito in tutte le mie follie, non solo come legale ma chiaramente come amico, da un po' tutti quelli che lavorano quotidianamente con me e che sopportano anche un uomo che viaggia a 1000 km/s e che spesso e volentieri è anche difficile da gestire. Però tutto questo ci ha portato a vincere in questo modo il campionato, a finire sulle testate giornalistiche di tutta Italia, a essere riconosciuti come i precursori di un nuovo modo di gestire lo sport nel modo che porta alle vittorie immediate, perché noi facciamo sport non per partecipare, l'ho sempre detto dal primo minuto, fare lo sport per partecipare porta poi a gestioni fallimentari, porta a problemi. Noi sappiamo dove vogliamo arrivare. Abbiamo adesso un compito importantissimo che è quello di vincere il campionato di pallacanestro, perché questa vittoria unita alla vittoria del calcio darebbe alla città un salto incredibile dal punto di vista dell'impatto mediatico nazionale senza precedenti. Io credo che mai nessuno nella storia della Serie C, i numeri lo dicono in maniera lampante, perché 2,79 imbattuti, 94 punti è qualcosa di impressionante. Però resterai nella storia soprattutto perché in 10 mesi tu hai costruito tutto questo. Sì, devo dire che anche io sono sorpreso di tanti risultati. 94,6% di vittorie tra calcio e basket è qualcosa di incredibile, inimmaginabile, anche per chi
ha investito tanto dal punto di vista economico, ma credo che questi risultati, come ho detto prima, sono frutto di qualche cosa di magico che si è creato dal primo giorno che io sono arrivato qua, perché l'unione di intenti di tutti quelli che hanno lavorato per questi risultati è stata veramente straordinaria, e credo che tutti si sono immedesimati nel mio sogno, mi hanno seguito, quell'io ci credo e tu credo che sia stato lo slogan più azzeccato e più indovinato degli ultimi 50 anni, e credo che abbia rappresentato nella maniera migliore la grande voglia di rivalsa della città, che ha vissuto troppi anni, troppi decenni nell'ombra, nei problemi legati a un nome pericoloso, sporco, che oggi non c'è più, grazie a Dio, e noi abbiamo portato questa ventata di legalità, di sport, di bellezza, e credo che un po' tutta la regione Sicilia ce lo riconosca oggi. Teniamo la squadra sul palco, adesso procediamo con la premiazione, ma prima della premiazione è giusto dire che con 94 punti, 95 gol fatti e 15 subiti, il Trapani torna nel calcio professionistico dopo 4 anni. È stato un campionato esaltante e stravolgente, un risultato fortemente voluto e ottenuto con grande determinazione. Abbiamo anche superato il record di punti in Serie D nel girone C a 18 squadre. Il Trapani è ufficialmente campione del girone I di Serie D per la stagione 2023-2024. La consegna. Abbiamo il trofeo in mano all'avvocato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale, ad avvicinare il trofeo, che adesso il nostro capitano alzerà al cielo. Eccolo qui che arriva la consegna da parte quindi del coordinatore del Dipartimento Interregionale, avvocato Luigi Barbiero, in rappresentanza ovviamente della Lega Nazionale Dilettanti a Trapani Calcio. Capitano, ci sei? Oh, alza, capitano, alza!
Avete vinto tanto, tutti e due, avete giocato in campi sicuramente più importanti in una Serie D come questa, però vi va dato merito di una cosa, avete accettato una sfida in un momento particolare. Mi dite qual è la sensazione di chi ha vinto tanto, ha giocato tanto nel vincere una categoria D, ma in una piazza come questa? Allora, sicuramente vincere non è mai facile e soprattutto è sempre bello, al di là delle categorie. Al di là che l'abbiamo fatto in una piazza così, una piazza con questo pubblico, in una città che ha fatto tanto, in una società che ha fatto tanto nelle categorie superiori. Quindi siamo contenti di aver fatto parte, di aver dato il nostro contributo e speriamo di non fermarci qua. Sì, come dice Andrea, sembra scontato che dovessimo vincere all'inizio stagione, ma non è mai così facile. Abbiamo trovato qualche difficoltà, ma l'abbiamo superata da gruppo e da uomini veri e, come dice Andrea, speriamo che sia solo l'inizio. Andiamo a fare la foto che vi aspettano. Tu sei il cuore. Già mi commuovi così. Io do il massimo sempre in quello che faccio e lo sai, perché io amo questa città, sono di questa città e lo faccio prima per me, per tutti, e questa è casa mia, mi sento a casa mia. 94 punti, Sasà, è la storia della Serie D. Sei commosso pure tu? Assolutamente sì. Siamo la storia, sì. E te sono emozionato pure io, Paolo, è una gioia immensa. Abbiamo fatto qualcosa di immenso che resterà indelebile, secondo me, nella storia del... Posso raccontare che due giorni fa hai voluto rifare il tavolo? Sì. Per una dedica particolare, la sì. Racconti tu a un uomo che oggi ha fatto un anno di presidenza. Illumina i nostri cuori. Illumina i nostri cuori. Ho fatto il tavolo perché lo voglio sempre presente vicino a me, anche perché lui non c'è mai, quindi per me lo sento presente sempre tutti i giorni. E che ha dato tanto e sta dando tanto a questa città e merita veramente tantissimo il nostro presidente. Goditela tutta, sa. Grazie, un abbraccio.